Ragazzi, questo lunedì mattina Bar Sport inizia in Vico della Speranza, fuori dalla latteria, perché vogliamo dare l'opportunità alla nostra ospite Emanuela Mortari di dimostrare non solo di essere una grande giornalista sportiva, ma anche un'ottima calciatrice. Vai Emanuela! Spettacolare! Già acquistata da Mister Lupia per la sua squadra! L'entusiasmo a tinte lucerchiate nel segno di Fabio Quagliarella nella stessa domenica in cui per la prima volta il Genoa di Juric stecca. Buongiorno dalla latteria più famosa d'Italia, dall'unico e inimitabile Bar Sport, che saluta per la prima volta con noi Emanuela Mortari, giornalista sportiva per Genova24.it, calciatrice per passione, lo abbiamo visto, espertissima anche dei colori rosso, nero, blu cerchiati, ma non mi inoltro oltre. Sampdoria Inter 1-0, Emanuela, la decide Quagliarella, ma è la gara del capolavoro tattico di Marco Giampaolo che mette l'attacco sulla panchina doriana. Esatto, a differenza di De Boer che ha sbagliato ancora una volta la partita, la Sampdoria ha conquistato subito il centrocampo e quindi il match, perché ha giocato un primo tempo strepitoso e poi con Muriel e Quagliarella anche loro in stato di grazia, un Fernandez finalmente dall'inizio come è accaduto con il derby, effettivamente la Sampdoria ha cambiato volto e finalmente anche il credo tattico di Giampaolo si sta cominciando a vedere ed è anche efficace. Stecca il Genoa che a Bergamo prende tre pappine dalla squadra dell'ex tecnico Gasperini, un Genoa da bocciare senza nemmeno un esame di riparazione. La parola al Karl Marx del pensiero rossoblu, il nostro Riccardo. Allora, indubbiamente ieri abbiamo visto il peggior Genoa della stagione, speriamo che la cosa non abbia a ripetersi. La partita con l'Atalanta era evidentemente un esame di maturità, perché è troppo facile fare la grande prestazione contro il Milan con la tensione nervosa accumulata per il derby. Ci vuole continuità. La continuità non l'hai avuta, ne usciamo per il momento parecchio ridimensionati, nel futuro si vedrà. Nel Genoa stecca il collettivo, si salvano in pochi, Rincon, Burdisso, forse Perin. Emanuela, questione di mancanza di stimoli dopo la vittoria contro il Milan? Ma a mio parere è anche stato difficile secondo me sostituire un elemento come Izzo, perché al di là degli infortuni di Incham, che infortuni nel senso di gioco, che sono sotto gli occhi di tutti, effettivamente è molto più complicato sostituire la linea difensiva appunto quando manca un elemento così importante. Gentiletti secondo me non è stato all'altezza. Invece Muñoz secondo me è l'elemento che dovrebbe giocare di più quando sta bene, ovviamente. Parliamo di nuovo di colori blu cerchiati, Barreto, Linetti, Torreira, tre uomini per tenere in piedi un'intera squadra. Gli elementi che nella stampa di Giampaolo sembrano funzionare meglio sono quelli del centrocampo, l'analisi tecnica affidata all'allenatore degli allenatori, Mister Lupia, che ieri sera ha esultato doppiamente perché si candida questa mattina per la panchina che è di De Boer, o meno a ore ancora di De Boer. Ti ringrazio, infatti vi prometto che lunedì sarò sempre qui anche se dovessi andare ad allenare l'Inter. No, hai ragione perché il centrocampo è secondo me il nostro reparto migliore. Abbiamo fatto una gran partita, io continuo a credere in Giampaolo, ci ho sempre creduto anche quando le cose non andavano bene, perché è un maestro di tattica, è un giocatore, è un allenatore che insegna a giocare a calcio, l'abbiamo visto, questa squadra perlomeno ha un'identità, se la gioca con tutti ci prova. E permettimi un secondo solo di dire una cosa su un giocatore che è stato bistrattato nelle scorse settimane, invece secondo me è un gran difensore, che è Milan Skriniar. Non dimentico gli errori che ha fatto con la Roma, col Milan eccetera, però vorrei dire una cosa qui, poi magari mi manderanno via anche dalla mia società perché non ci capirò niente, allora verrò permanente qui al Bar Sport. Però lo vedremo. Mi assumo la responsabilità di quello che dico, secondo me Skriniar sarà veramente un grandissimo difensore, farà quello che ha fatto Mustafi in passato, quindi molto molto contento di tutti, ma una menzione a Skriniar davvero. Genoa ha già facciato la prossima sfida contro l'Udinese a Marassi, chissà se il nostro avvocato Antonio pensa di vedere un Genoa diverso anche dal punto di vista tattico dopo il KO di ieri, magari con Pavoletti e Simeone insieme dal primo minuto?
Ma da un punto di vista tattico, di voglia, di concentrazione, di risultati, immagino che non sia molto difficile, e anch'io spero e penso che sia un episodio così di un attimo. Poi da questo punto di vista, secondo me non è questione del centravanti, a parte che Pavoletti effettivamente è l'unico che si pensa che la metta dentro più facilmente degli altri, ma di modulo di gioco, che parte dalla difesa, centrocampo e poi consente all'attacco di segnare. Io poi mi volevo portare questo, certo, Antonio, quest'oggi mi volevo portare una fascia nera da mettere al braccio, perché ce ne sono varie motivazioni, a partire dal terremoto che ricordiamo, ma anche per il fatto che non oggi ma domani è il giorno della commemorazione dei morti. Poi però ho deciso di portare degli altri colori che siano in funzione di quello che è, diciamo, il domani e non l'oggi o lo ieri. In casa Sampdoria tiene banco anche la prima contestazione al presidente Massimo Ferrero. Se non conosci la storia, stai zitto, il messaggio che la Gradinata Sud gli ha riservato ieri sera, con riferimento a quella infelice battuta su una Sampdoria che sarebbe stata conosciuta solo tra Chiavari e Recco prima dell'avvento di questo presidente. Allora, Alessandro, la nostra toga blu cerchiata, secondo te l'amore tra Ferrero e i tifosi della Sampdoria è mai nato o non c'è, oppure si è rotto adesso? Secondo me non c'è mai stato, forse un fuoco di paglia all'inizio con l'avventura, quando è iniziata l'avventura di Mihajlovic, ma non c'è mai stato. Non è la prima uscita a vuoto che fa il presidente nei confronti dei nostri colori. Ricordiamo su tutti anche la spiacevole uscita sul trofeo Ravano. Ecco, diciamo che dovrebbe stare più zitto il presidente e fare più fatti. E allora, in chiusura, torniamo su Emanuela. Genoa Udinese e Fiorentina Sampdoria sono gli impegni della prossima settimana. In 10 secondi ti chiedo un pronostico su entrambe le partite. Beh, sicuramente il Genoa avrà più motivazioni dal punto di vista caratteriale. Vediamo appunto se la sconfitta funzionerà anche in questo caso da scossa. Anche la Sampdoria è un'altalena, però abbiamo visto che la sconfitta della Juventus era forse anche figlia di un turnover eccessivo, quindi magari un pareggio si potrebbe riuscire a strappare. Invece il Genoa direi che è obbligata a vincere. E allora ringraziamo Emanuela Mortari per essere stata con noi, la nostra maga del palleggio. Ringraziamo anche i nostri opinionisti della latteria. Fatevi un applauso, noi ci fermiamo qui e ci rivediamo lunedì prossimo. Buona settimana, enjoy!